Sí, prueba, 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 prueba. I can take rest. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest. Cause the living God is living in my chest. My chest every day I wake up big and blessed and even if I don't oh even in the valley of the shadow of death I can take rest cause the living God is living in my chest every day I wake up big and blessed and even Take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up big and blessed, and even if I don't, I see it as a test. <laughs> even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up big and blessed, and even if I don't, I see it Grazie, volevo fare una, darvi un'informazione di servizio. Vi chiedo la gentilezza e la cortesia quando ci sarà il fratello Paolo che scende con, sua con la sua moglie, i suoi figli, i suoi nipoti. Non vi alzate tutti, io capisco che c'è l'affetto, questa onda emotiva no? che ci spinge ad abbracciarle. Rimanete seduti perché lui sa dell'affetto, quindi. Aiutiamolo anche, aiutateci in questo momento molto particolare. Grazie mille. Allora, il pastore e la sua famiglia sta scendendo. Rinnovo la mia raccomandazione a tutti voi di rimanere seduti, di non alzarvi in maniera estentiva e emotiva per abbracciarlo. Ci sarà un abbraccio così collettivo, in maniera così ordinata. Ok. Ok, potete accomodarvi, vogliamo iniziare questa celebrazione di questo culto. Sicuramente sarà una mattinata molto intensa, anche a livello emotivo. Noi prendiamo però forza dalla parola di Dio che non ci lascia nei nostri perché, nei nostri ma, ma ci incontra e ci sostiene e ci dà la forza. C'è un verso molto conosciuto in queste occasioni che recita così: è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Può sembrare tutto così talmente strano, no? Davanti a tanto dolore Dio vede oggi qualcosa di prezioso. Noi non riusciamo perché il dolore a volte ci annebbia questi occhi, questa vista, ma Dio vede qualcosa di prezioso oggi la morte dei suoi fedeli, è qualcosa di prezioso per il cielo. Ma quando noi ci sentiamo così affranti, addolorati, c'è un luogo dove noi possiamo trovare forza, c'è un canto che dice ai piedi della croce, lì ai piedi della croce possiamo contemplare quel grande amore, quella grande grazia che Gesù ha avuto per ciascuno di noi. Perciò cantiamo questo canto tutti insieme, chiedendo aiuto allo Spirito di Dio di sovvenire alle nostre debolezze. meravigliosa certezza prima di andare avanti con il servizio volevo invitare il pastore Stefano Zingaretti cortesemente a salere qui per pregare per questo per questa giornata per tutti noi grazie anche a, a lui di essere qui in questo giorno Stefano. posso chiedergli di alzarvi in piedi Gloria al tuo nome, Signore. Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché in questo giorno, a differenza del mondo, noi possiamo celebrare la vita e non la morte, perché quello che abbiamo cantato riflette perfettamente la verità della tua parola. Tu sei morto per noi perché noi avessimo vita e vita abbondante. Signore, quella tomba vuota del tuo figliolo è garanzia della tua fedeltà, della tua onnipotenza, della tua vittoria sopra la morte. E quello che ti chiediamo in questa mattina, Signore, per le vite di ognuno di noi, a cominciare da me. Dacci grazia di realizzare, Padre, che siamo qui come pellegrini. Non farci mettere radici su questa terra, Signore, non farci mettere il cuore sulle questioni di questa terra, Padre, ma fai che possiamo comprendere la realtà che noi siamo nel mondo ma non del mondo, Signore. Dai grazie ad ognuno di noi di essere trovato pronto nel momento in cui tu ci chiamerai, Signore. Fai che come Susanna possiamo essere trovati nel fare la tua volontà, nel servire te, Signore, e non le vanità di questo mondo ingannatore. Padre, continuiamo a chiederti nel nome di Gesù che la tua piena consolazione, la tua forza, il tuo coraggio possano prendere pieno posto nei cuori dei familiari, Signore. Da Pastore Paolo, da Tommaso, Abigail, tutti questi cari, Signore, tutta la Chiesa, tutta la comunità di Cosenza, Padre, possa trovare pace nella tua presenza. E in questa mattina ti ringrazio perché sono testimone di un miracolo glorioso nel vedere la pace che regna nel cuore della, di questa famiglia, Padre. Oh Signore, ti siamo grati dal profondo del cuore, perché non siamo come coloro che non hanno speranza, ma in te possiamo avere piena fiducia, riposare nelle tue promesse e dichiarare con piena fiducia che tu hai sconfitto la morte e hai aperto la vita eterna davanti a chiunque crede e ti riceve come signore salvatore della propria vita questo ti chiediamo padre nel prezioso nome di Gesù che è benedetto in eterno accomodarvi abbiamo diversi interventi questa mattina adesso vorrei cantare un altro canto un canto e I giorni che forse, questi giorni che hanno preceduto la dipartenza di Susanna, è stato un canto che spesso Abigail e Tommaso hanno cantato. Questo canto dice: Tu non mi lascerai mai. Il Signore ci dice questo: Io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Vogliamo cantare questo canto in ricordanza anche di questa promessa che il Signore fa a noi tutti i giorni. In qualsiasi situazione lui ci dice io non ti lascio e non ti abbandono. Meravigliosa speranza e certezza. Adesso, volevo invitare qui se qualcuno può accompagnare la sorella la Lea Crociani. Lea, anche lei, vuole intervenire dicendo. Sarebbero tante belle parole da dire, ma una cosa voglio raccomandarvi. Le parole passano, i fatti rimangono. Abbiamo davanti a noi un esempio di una donna consacrata, data per intera per l'Evangelo, cresciuta nell'Evangelo. Vissuto l'Evangelo, predicato l'Evangelo, data per l'Evangelo, veramente lo zelo dell'Evangelo, il Zelo della Tua casa mi ha consumato e noi lo vediamo davanti a noi questa parola dell'Evangelo che sta lì per da anni: lo zelo della Tua casa, e noi ti ringraziamo, Signori per lo zelo di questa giovane donna signore. ricordiamo un'altra persona 40 anni fa lo zelo dell'Evangelo le ha consumato e difatti nella sua predica fu detto è morta per la passione delle anime e questo si è ripetuto in questi giorni ma non ci deve scoraggiare questo ci deve far prendere forza perché i violenti rapiranno il regno. Basta col cammino leggero. Dio vuole i violenti perché i violenti sono quelli che arriveranno al traguardo. La nostra sorella Susanna è arrivata al traguardo. In mezzo a lotte, incomprese persecuzioni, lei è andata avanti. È andata avanti in ogni momento della, della sua vita, da quando era piccola. Lei era già una piccola evangelista vicino alla sua mamma e è rimasta nel suo cuore. Impegniamoci, quello che il Dio ha fatto, lo vuole fare ancora noi in noi quest in questo giorno. Questo sermone illustrato ci fa pensare che stiamo spendendo i nostri giorni nella leggerezza. Il Signore ci chiama ad essere determinati per l'opera sua. Ora la nostra preghiera è per i nostri cari, perché Susanna è una parte della mia vita, è il sangue mio, perché è il sangue della mia famiglia credente. Perché quel sangue, Signore, continua a cambiare i cuori, a fare evangelisti, a fare profeti, a fare dottori, a fare ministri, a fare servi per la tua gloria. Grazie, Signore con tutto il cuore per oggi grazie signore vedendo questo locale così pieno mi veniva in mente una cosa c'è un verso nella Bibbia che dice che la morte è forte, ma anche l'amore è forte. E il fatto che voi siate tutti qui è una testimonianza di quest'amore. Questo ci dà forza, questo ci dà consolazione. Ci sono tantissime persone che hanno macinato chilometri per esserci e questo vuol dire che l'amore è forte ed è una risposta a quello che può sembrare così duro e crudele dice un piccolo coro poi sentiremo un altro intervento Signore tu mi rialzerai tutte le volte che ci siamo trovati a terra il Signore non ci ha lasciati lì a terra è venuto ci ha rialzato ci ha pulito della polvere e ci ha detto andiamo avanti sentiamo questo coro Nel nostro mezzo abbiamo tanti fratelli, tante sorelle, tanti pastori, certo non potremmo chiamarli tutti per ragione ovvia di tempo, ma abbiamo anche una rappresentanza del comune di Cosenza, una amica, volevo invitare Caterina Savastano qui perché voleva porgere anche i saluti, la partecipazione a questo momento da parte della del comune di Cosenza. Grazie Caterina. Volevo portare i saluti del sindaco Franzica Russo a eh, tutta la comunità Betel. Eh, per impegni improrog improrogabili questa mattina non è riuscito a venire. Bene, eh, il dolore che questa mattina eh, coglie la comunità Betel è un dolore che eh, sente anche tutta la città di Cosenza. La città di Cosenza che Susanna con eh, il suo impegno, la sua caparbietà è riuscita a portare avanti e, e a realizzare molte cose in questa città. Ad avere mh, si è impegnata tantissimo per le persone, per gli ultimi, per i nuovi poveri, con la realizzazione del, del centro ristorante. E, e a Susanna eh, tutta la città di Cosenza la ringrazia. E so che il suo impegno, la sua caparbietà, lei l'ha eh, trasmessa e quindi andrà avanti, andrà avanti con, gli con le altre persone di questa comunità. Tutta la città di Cosenza la ringrazia come ringrazia la famiglia Giovannini. Io eh, la conosco, sono, mi lega alla famiglia Giovannini da tanti anni, quindi è un affetto che eh, sento e mi emoziona. Capisco che il Signore ha voluto... Prendere Susanna perché eh, era nel suo piano e aveva necessità di avere una, una bella persona come lei. Il sorriso e la caparbietà resteranno sempre in questa città. Vi ringrazio tutti, grazie Susanna. E c'è un altro amico, conosciuto anche dalla nostra chiesa, che spesso si è trovato a fare attività anche in questa chiesa, il dottor Demedio Guzzardi, volevo invitarlo ah, a dirci alcune cose, leggerà anche credo, un brano da un libro scritto di Susanna. Il capo davanti al feretro di Susanna leggerò alcuni messaggi che sono arrivati. Il primo è quello del SAI, il Comitato Esecutivo Nazionale del SAI. Dice così: Cari fratelli e sorelle, abbiamo seguito con molta partecipazione e dolore le ultime giornate terrene di Susanna, accompagnandole con la preghiera. I soci e le socie del SAE si sentono affettuosamente uniti, unite alla famiglia, sgomenti di fronte alla imprevedibilità dei fatti della vita che ci interroga tutti e sull'olio che non dobbiamo mai far mancare alle nostre lampade. Ringraziamo il Signore per la presenza di Susanna nelle nostre vite e nell'associazione. Ci ha permesso di conoscere meglio il pentecostalismo e le vie dell'Evangelo. Susanna è stata testimone instancabile, una donna che ha costruito la sua esistenza sulla roccia. Attivissima anche nella nostra associazione, alle quali ha dedicato tempo ed energia, in particolare nel suo ruolo di responsabile del SAI di Cosenza. Siamo certi che ora vive nell'attesa della risurrezione. Erika Condonatella, Francesca Livia e Simone inoltre è qua presente ed è venuta espressamente da Milano Elsa Ferrario del SAE di Milano e responsabile dell'osservatorio interreligioso sulla violenza contro le donne che eh, mi ha mandato questo messaggio che ora vi leggo cara Susanna nella lettera agli Efesini 5 6 14 leggiamo comportatevi come figli della luce ora il frutto della luce consiste in ogni bontà giustizia e verità Davvero, sei stata figlia della luce, sei la persona più coraggiosa che abbia mai incontrato. Niente ti poteva fermare. Ti muovevano il buono, il giusto, il vero. Hai viaggiato tutta la notte per essere a Bologna quel giorno di marzo del 2019 in cui, anche grazie a te, è stato fondato l'Osservatorio interreligioso sulla violenza contro le donne, OID, un presidio di giustizia. Che sentivi assolutamente necessario e per cui ti sei spesa approfondendo tempo, energie, competenze e passione. Grande è la gratitudine dell'Osservatorio per tutto quello che abbiamo ricevuto da te. Non avevi paura di dire la verità, anche quanto costava, anche quando non eri diplomatica, sei stata per il segretariato attività ecumeniche, sai, un baluardo di libertà, di parresia, di coerenza dialogo tra le chiese e con le altre religioni è, state, è stata parte costitutiva del tuo essere e ha portato frutti abbondanti. Ti ricorderemo con affetto e riconoscenza dai gruppi locali di tutta Italia Elza. E poi, eh, ieri, quando qualcuno di voi mi ha mandato la notizia che Susanna era morta, ho scritto poche righe sul gruppo Facebook più famoso della nostra città, sono state migliaia le, le condivisioni, i miei amici del, del gruppo mi hanno detto che abbiamo mandato in tilt questa cosa, io ho scritto così, da oggi Cosenza è più povera, ha cessato Ha cessato di vivere Susanna Giovannini, la figlia del pastore Paolo. Susanna era una donna che studiava, predicava e testimoniava la bellezza del Vangelo, una grave perdita non solo per la sua famiglia, non solo per la chiesa Bethel, ma per l'intera città, come ci ha detto prima Caterina. Ciao Susanna, è stato bello conoscerti, frequentare e pubblicare i tuoi libri. Al pastore Paolo, al marito e alla figlia vorrei veramente consegnare tutto questo afflato che la città attraverso questo gruppo su Facebook ha voluto veramente rendere da ieri a ancora questa mattina. Poi il gruppo interreligioso della nostra città ha voluto già consegnare un albero di mimose con una targa che è esposta a Susanna Giovannini, con eterna gratitudine, il gruppo di dialogo interreligioso per la pace di Cosenza. E poi... Abbiamo deciso di dedicare una serata durante la prossima settimana della cultura calabrese che si svolgerà a Cosenza, il giorno 2, che sarebbe anche l'ultimo giorno della settimana ma anche il trigesimo di Susanna. Il giorno 2 vorremmo fare una staffetta letteraria per leggere tutti insieme questo libro che io ho pubblicato, o meglio, ho ripubblicato due volte ed è «La donna saggia edifica sulla roccia la sua casa». Vorrei brevemente leggervi soltanto un, un brevissimo passo di Susanna. Ho sempre fatto così, tutte le volte che sono venuto, e il Pastore Paolo lo sa, ho letto dei brani perché io sono profondamente convinto che le parole, le nostre parole, riempiono anche dei vuoti che tante volte sono dei vuoti insormontabili. Susanna ci sta spiegando in questo suo libro chi è Eva. Gli voglio ridare stamattina, a Susanna, la sua voce. La donna è stata creata dalle mani di Dio. La donna è il frutto della sapienza di Dio. Il suo aspetto fisico, le sue emozioni, la sua personalità sono create appositamente da Dio. Ogni donna è un essere unico e irripetibile e gode di un insieme di funzioni meravigliose e complesse, che la rendono diversa da ogni altro essere vivente e perciò speciale e degno di valore. Dice ancora Susanna, per secoli il termine aiuto in questo verso è stato letto come un sinonimo di subordinazione e di debolezza fisica. Ma nella traduzione originale ebraica questo vocabolo è Ezer, anche uno degli attributi di Dio, come dice Samuele, che vuol dire che circonda, che protegge, che sostiene. Da qui si evince che il ruolo della donna non è per niente secondario. Né subordinato, quando ben importante e vitale. Essa è colei che circonda e protegge l'uomo, aiutandolo a sostenere un peso che da solo non potrebbe portare. E poi scrive qualcosa di bellissimo perché ricorda la modalità di scrittura della sua mamma: dice così, avete in mente la preparazione di una torta? I vari ingredienti, le uova, la farina, lo zucchero, il pane, il lievito, sembrano non avere niente in comune l'uno con l'altro, né per forma, né per colore, né per consistenza e nem per proprietà. Ma una volta mescolati insieme, una volta uniti, sottomettono le loro proprietà l'uno all'altro per un fine comune, la preparazione della torta. Così nella coppia. La donna sottomesse le sue qualità, le sue volontà, le sue aspirazioni, i suoi desideri a quelli di suo marito. Non per annullarsi e far sì che emerga soltanto il marito, ma per creare insieme a lei un'unità diversa. Una cosa nuova, una carne sola. Quando una donna è sottomessa a suo marito, non sopprime se stessa e il suo carattere, ma mette a profitto le sue capacità per sostenere il coniuge e renderlo stimato anche nella società. Il cuore di suo marito confidi in lei e avrà sempre dei guadagni. Suo marito è stimato alle porte quando si siede fra gli uomini. Susanna Giovannini. Grazie, grazie Demetrio. Vogliamo cantare un altro. Thank you. chi le parole è abituato a trovarle, io reco qui il saluto della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose dove Susanna era ricercatrice. Un saluto commosso, un saluto triste, ma anche un saluto radicato nella speranza cristiana della resurrezione, in quell'orizzonte luminoso nel quale tutti i credenti, credono, e per il quale tutti i credenti si impegnano nel loro cammino nella storia, con i piedi ben radicati nella storia, ma con lo sguardo che guarda oltre, che cerca di cogliere oltre anche i significati dei limiti della storia, come quelli che noi stiamo sperimentando questa mattina. Io ho conosciuto Susanna non tanto tempo fa, conoscevo pastore paolo da molto tempo ma lei l'ho conosciuta alcuni anni fa quando rispondendo a un invito del pastore paolo sono venuto qui a cosenza sono stato qui qualche giorno e da lì si sono aperte delle conversazioni le conversazioni sono diventato dialogo il dialogo è diventato colleganza e la colleganza è diventato progetto susanna era una pioniera nel senso più profondo del termine questo non mi meravigliava perché lei viene da una famiglia di pionieri, da una famiglia che ha scritto capitoli importanti di storia delle nostre chiese in questo paese e la cui tempra rimarrà un esempio per sempre, scritto non solo nei libri di storia ma anche nei cuori delle persone che hanno incontrato e conosciuto la famiglia e lei. Il dottor Demetrio ha accennato a un aspetto dell'impegno di Susanna che credo lei vivesse con discrezione ma con profonda responsabilità. Ed è quel tipo di impegno che porta il credente a vivere la sua dimensione di fede e di testimonianza in ambiti dove spesso si crede che questo non possa accadere. Il, il confronto con altre fedi, con altri modi di vedere, con altre culture. Quegli ambiti dentro i quali la cultura e la fede sono vita e diventano testimonianza, quegli ambiti dentro i quali spesso si crede di poter correre qualche pericolo e lei ne era del tutto consapevole, ma nel quale si sente forte l'impegno di esserci per poter testimoniare di quello che si è, per poter testimoniare di quello che si crede. E quando. Nel nostro percorso di amicizia che diventava sempre più significativo, lei cominciò a pormi degli scenari, io capii che bisognava aprirgli le porte della facoltà. E così la feci entrare nel nostro gruppo di ricerca dove è stato uno, stimile, uno stimolo molto significativo, brillante, acuto, critico, ma senza mai perdere quell'aggancio profondo alle radici della sua fede che la rendevano oltre che una studiosa, una testimone cosa apprezzata anche in altri ambiti e da lì sono nati dei progetti altri erano in cantieri Noi potremmo porci tante domande, tanti perché Sono domande alle quali non avremo mai una risposta definitiva, la potremmo immaginare, la potremmo formulare, potremmo immaginarla anche per dare un senso al senso, come dire, di vuoto, di difficoltà che abbiamo quando una persona lascia un vuoto importante. Ma non possiamo far altro che affidarci alla lettura superiore di una storia che vede cose che noi non vediamo, che conosce cose che noi non conosciamo, affidandoci a parole semplici antiche come quello di un apostolo delle origini che diceva di fronte a cose come queste in parte, solo in parte, con tutta la nostra possibilità di elaborare, di analizzare. Abbiamo sentito all'inizio del nostro incontro un testo caro alle nostre chiese, preziosa è la morte dei santi, dei credenti davanti al Signore. Io ne vorrei aggiungere un altro. Le loro opere le precedono. Susanna è stata una pioniera. Una che apre parchi, che indica strade, che percorre sentieri, a volte con dubbi, con perplessità, con qualche remora. Ricordo le lunghe telefonate nelle quali parlavamo di tante cose e insomma i suoi dubbi, le sue ansie, ma io coglievo in quei dubbi e quegli ansie, in quelle ansie una profonda vocazione a portare la propria fede la propria testimonianza in altri contesti, con convinzione, con la convinzione che attraverso quei percorsi il Signore avrebbe fatto qualcosa. Ed è così che rimarrà nel mio cuore, nel cuore di tutta la facoltà che l'apprezzava e gli voleva molto bene. Potremmo continuare, potremmo dire molte altre cose, ma sicuramente noi troveremo un altro momento, un'altra occasione per fare questo, per farlo in modo adeguato e per in qualche modo ringraziare il Signore per averla incontrata e conosciuta, perché io personalmente considero un dono del Signore averla incontrata e averla conosciuta, aver apprezzato in lei la forza della fede e della testimonianza e ancora di più il coraggio di una donna. Il Signore ci benedica. Grazie, grazie. Adesso volevo invitare ma anche per un intervento il pastore Marco Ielo, cortesemente a nome delle chiese calabresi, lui ci dirà qualcosa. Voi capite il tempo, non possiamo coinvolgere tutti, siamo legati a questo orologio e quindi deleghiamo persone in rappresentanza. Neanche per me è facile eh, controllare le emozioni. E stamattina pensavo quali sentimenti possiamo esprimere, poiché in noi c'è un desiderio forte di essere vicini alla famiglia di Susanna. E a me piace scrivere, quindi ho pensato meglio di scrivere un sentimento anche per brevità. Ma perché qualcosa mi ha colpito tantissimo ieri sera? Io non ero qui. Allora, noi siamo qui per stare uniti alla famiglia di Susanna, anche a noi tanto cara: Tommaso, Abigail, Deborah, Luca, e a questa chiesa che è faro per la nostra terra. E siamo insieme con gli altri pastori della Conte Evangelica per cercare in qualche modo di. Rafforzare la consolazione dello Spirito Santo, ma sapete, dopo io ho ascoltato ieri sera mi è stato mandato un messaggio del fratello Paolo. E allora, dopo aver ascoltato il suo messaggio mi chiedevo: ma come può essere consolato? Chi è fonte di consolazione per tutti? Come può la consolazione essere consolata se essa stessa si dona senza interruzione? Si può dare acqua alla sorgente mentre sgorga acqua. Si può dare luce al sole mentre esso illumina. Ecco, questo è quello che provo io e credo che sia anche condiviso da molti miei colleghi. È una sensazione mh, di privilegio essere partecipi alla sorte dei consolati, per essere noi stessi consolati dal, da loro nella gioia come in questo dolore. Sapete, cari amici, fratelli, i nostri culti, parlo dei culti evangelici di commiato, non sono funerali e non possono esserlo, perché abbiamo imparato che la morte stessa, ultimo nemico, non è altro che un nemico servo. Servo piegato al volere di Dio nel momento in cui la sua azione è violenta e a volte anche cattiva nell'intenzione, manifesta nei fatti il compimento del proposito di Dio nell'aprire la porta ai santi per l'ingresso definitivo alla presenza di Dio. Questo è ciò che accadde alla croce quando Satana pensava di uccidere Gesù e questo è quello che accade anche ai santi del Signore come Susanna. Quando la morte li strappa, a volte prematuramente ai nostri affetti, lasciando un vuoto, perché non è la partenza il problema, ma è il vuoto. Ma quel vuoto, noi sappiamo chi lo riempie, e noi tutti vogliamo anche essere parte di quel qualcosa che riempie questo vuoto, certamente, in minima parte rispetto a quello che farà, che fa Gesù. Noi abbiamo, noi tutti in Calabria, in Italia, in tutto il mondo, abbiamo queste, questa settimana eh, lottato, pianto, digiunato per Susanna, che era anche al campeggio Sion con me, lo sa, abbiamo gridato, pianto, sperato, creduto. Però adesso noi celebriamo la volontà di Dio, la suprema volontà di Dio, come fece Davide quando morì quel, il bambino di Bathsheba. Così noi oggi ci alziamo e celebriamo il nome del Signore con le parole di Giobbe, Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E non si meravigli il mondo, i nostri amici, la città. Se la nostra tristezza profonda in questi momenti si tramuta presto in gioia, non esulti la morte, ultimo nemico per la sua vittoria, perché la nostra momentanea, leggera afflizione. Luce e noi un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria perché noi abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono perché le cose che si vedono sono per un tempo e le cose che non si vedono sono eterne. E questo, dice l'Apostolo Paolo, e questo noi crediamo. e Cosicché ancora una volta possiamo dire oggi, l'ha detto anche il fratello Paolo, è un messaggio forse quello della sua chat ieri mattina stamattina eh, che eh, o morte dov'è il tuo dardo dov'è la tua vittoria permettetemi in conclusione un ricordo personale di Susanna eh, io ho conosciuto Susanna e alla chiesa eh, quando cominciò questa gloriosa avventura della comunione evangelica e, e in quella prima presidenza io avevo il privilegio di avere Susanna come nostra segretaria, segretaria operativa. E così cominciai a rapportarmi a lei, una donna che non conoscevo, se non per sentito dire. E così eh, eh, cominciai a capire come lavorava Susanna. E così a volte avevo quasi timore di chiamarla per tutta l'incombenza, per la mole di lavoro che avevamo. E così la chiamavo, e dice, Susanna, senti, ci sarebbe da fare questo. Potresti... E lei qualche volta diceva già fatto, lo sto già facendo, lo faccio adesso, oppure lo faceva immediatamente dopo aver ricevuto una disposizione. E questo è stato per me qualcosa, una lezione. Tutto quello che c'era da fare, lei lo faceva, non solo lo faceva, ma lo faceva subito. Perché se una cosa era da fare, era da fare subito. E io mh, tremavo dicendo di stupore, dicendo: Wow, che donna! Da dove è uscita questa Susanna? Era sempre più alta, sempre più gigante, sempre più forte, sempre più meraviglioso era lavorare con lei e, e, e conoscerla e stimarla nel tempo siamo diventati più che amici, più che fratelli, siamo una sola famiglia e perciò in questo giorno è vero noi siamo insieme trattenendo sublimando la tristezza nella gloria di Dio perché ancora oggi vogliamo dire addio tutta la gloria amen amen Prima di chiamare l'ultimo intervento Abigail e Tommaso, vi giungono anche la vicinanza di Abramo. Mi ha scritto questa notte Mociano dicendo di stringervi, che è vicino a voi in questo momento, ma anche di tanti, tanti altri fratelli della Chiesa Apostolica, nella persona di Emanuele Frediani, presidente. Abbiamo qui anche Luciano in mezzo a noi. Ci sono persone, fratelli della Chiesa di Messina, di Taranto, di Massafra. A volte forse non ricordando qualcuno faccio ora, che torto, però grazie di cuore per esserci, per esserci tutti. Cittanova, c'è cioè il fratello Paul Borscheff, tantissimi. Adesso chi? Nino Montagna, caro Nino, che ci conosciamo da tanto tempo. Adesso però volevo chiamare per quest'ultimo intervento Pietro Evangelista che conosciamo, che è molto conosciuto anche qui a Cosenza. Per cortesia Pietro. Grazie, perché è troppo basso, vede ce n'è uno speciale. Le parole mancano, ma voglio lasciare una, un contributo. Uh, mentre riflettevo, ascoltavo, mi veniva alla mente questa frase che spesso uh, il Signore mette nel mio cuore: La vita delle persone non si misura nel numero di anni. Ma nell'impatto che quella vita lascia su chi resta. E io stamattina voglio dire: non pensate che è un'ingiustizia che Susanna è andata col Signore, perché Dio non fa mai cose ingiuste, perché Lui è un Dio giusto. E vi lascio con un verso, poi non dico altro. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi. Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, si, si dice lo Spirito, essi riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Dio vi benedica. Bene, prima di cantare questo canto e ascoltare la parola di Dio vi do delle comunicazioni di servizio. C'era stato chiesto, tante persone volevano fare, portare fiori, eccetera, eccetera. Se volete fare un'offerta sono state collocate delle specie di giare in ogni uscita, quindi ognuno si senta libero di fare quello che vuole. Poi finito il sermone, la famiglia si metterà qui davanti. E vi prego una cosa, seguite i fratelli del servizio d'ordine, saranno loro che eh, regolamenteranno l'afflusso in maniera ordinata e non in maniera così, come dire, soffocante. Vogliamo, come dire, rispettare anche le, le persone con una stretta di mano. C'è un canto che vorrei cantare, poi passare la parola al pastore Paolo. Amare te, servire te. Credo che questo era l'impegno che Susanna aveva e ha avuto tutti i giorni. Abbiamo ascoltato tante cose, posso veramente confermarle tutte. Nel momento... Chiedevi aiuto? Lei si disponeva subito, immediatamente. Era così. C'entra questo canto. Vi ringrazio di cuore, ringrazio di cuore a tutti voi che siete venuti qui. Desidero parlare perché credo fermamente che la Chiesa ha bisogno anche da una parola da parte mia. Sono padre. Mi sento di essere un padre. E la chiesa per me è stato tutto ed è tutto. Gli anni passati in questa città. Quando sono venuto in questa città sono venuto con uno scopo specifico, soprattutto attraverso un comando del Signore, non dall'uomo. È stato Dio che mi ha mandato in questo luogo e ci sono venuto con tutto il cuore e con tutta l'anima, lasciando la mia famiglia, lasciando tutti nella mia città nativa. Io ho speso questi 57 anni in questa città dando tutto me stesso. Normalmente nei giorni di funerale si parla sempre di un funerale come un momento di lutto, ma io vi dico che questo è un momento di gioia, non di lutto, questo deve essere un momento di gioia, non di lutto, perché in cielo si fa gioia, non solo per la salvezza di un'anima nuova, anche di chi torna a casa o che viene chiamato a casa da parte del Signore. Come padre ho cercato in qualche modo di mantenere la mia genuinità, quello che sono. Non posso nascondere che se escono lacrime perché è logico. Darti qualche cosa da parte nostra. Ma ripeto, non voglio che questo sia un funerale. È qualcosa che possa, in qualche modo, incitarci a ciascuno di noi ad affrontare la vita veramente come si deve. Perché siamo chiamati a affrontare la vita in questo mondo e affrontarla seriamente, non tanto per dire, cerchiamo di servire il Signore come abbiamo cantato in questo ultimo canto, amare te, servire te, a parole se ne dicono tante, ma i fatti sono quelli che contano, sono molto più delle parole, le parole se ne dicono tantissime e a volte se ne vanno via, ma i fatti rimangono perché diventano storia. E la, Cosenza, la città di Cosenza conosce questa storia, la storia di questa missione. Dicevo, questo funerale è molto diverso da tanti altri funerali. Ho celebrato funerali di persone che ho conosciuto, persone con cui ho avuto qualche dialogo, conoscevo parte della loro vita i miei genitori stessi, i miei familiari personali, ho celebrato i funerali di mio padre, di mia madre, delle mie sorelle, di mio fratello, per dire che è un'esperienza sì, ma Susanna era qualcosa di diverso. Eravamo a Petrella. Diceva, papà, devo ritornare. Fa troppo caldo. Rimani, rimani. Vai a Roma poi ti rivedrò a prendere ma c'era una smaria perdonatemi decidiamo di partire trovata un'occasione i fratelli che dovevano andare a Messina a Sicilia abbiamo preferito preferito scendere con loro. Tempo di raggiungerla. per L'ultimo abbraccio. Grazie. E appena sono arrivato. Trovo subito lavoro. Papà aspettavamo tempo per riparare questo, 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 questo. aveva messo tutta parte le cose che dovevo riparare a casa, come se fossi stato un operaio chissà di che cosa. Alla sera, 24. Era un giovedì, stavamo lodando il Signore mentre il Signore lodava il Signore, tutti con gli occhi chiusi e alzate le al mani. Un botto. Non mi sono accorto, si era cacciata, era già partita. E gridavo: Non mi lasciare. Di parole ne diciamo a volte e diciamo così perché sentiamo la necessità di avere le persone vicino. Il giorno dopo ho chiamato un professore dell'ospedale un neurochirurgo famoso, almeno per la città di Cosenza. A questo avevamo celebrato il funerale della mamma. Eravamo rimasti amici, amici intimi con questo professore. Chiamo lui, non so perché, sentivo di chiamarlo. Non mi ricordavo neanche che era un professore di chirurgia. E gli ho detto: Mia figlia sta all'ospedale, è stata ricoverata. Mi informo subito e ti, faccio, ti, richiamo subito, ti richiamo subito. Si è dato da fare immediatamente e lì ho avuto la triste notizia: non c'è più speranza. Io lo sapevo, lo sapevo una settimana intera. Io vi sto raccontando questo per dire che a volte noi facciamo errori nella nostra vita e non ce ne accorgiamo. Diciamo frasi che non dovremmo mai, mai dire. Affidarci magari a persone che ci sono tantissime care, però. Sono parole che diciamo perché ci sentiamo legati con le persone. E nel mio ufficio, a pancia a terra, a gridare a Dio, Signore, ridammela, Signore, ridammela, ho bisogno di lei. E una voce mi ha ri risposto, come tantissime volte ho sentito quella voce, e di me non hai bisogno. Perdonami. In quel momento ho chiesto perdono al Signore perché avevo messo la figlia prima del Signore. Era logico, era il grido di un padre, mi capite questo, no? ma voglio dirvi qualcosa in questa, mattina, in questa mattina. E dopo che sarà? Perché questa frase ieri sera ho sentito da parte del Signore. E dopo che sarà? Parlerai di questo. Che sarà dopo? Ho detto, ho celebrato tantissimi matrimoni. E tantissimi anche i funer funerali. Spesse volte nei funerali cerchiamo in qualche modo di trovare una parola anche da parte del Signore nelle scritture, come quelli che è stato citato poco fa: la morte dei santi è preziosa davanti al, al cospetto di Dio. Oppure scrivi, beati morti che da ora in poi muoiono nel Signore, ma Signore, che devo dire stamattina? Cosa devo dire? Dopo che sarà. Io ho preso come testo questo capitolo lungo, molto bello, che spesse volte usiamo per i funerali, ma è piuttosto un messaggio di evangelizzazione: un messaggio di annuncio alla Chiesa, agli uomini, alla popolazione, a chiunque ascolta con orecchie e col cuore la parola che procede da Dio una parola che ci mette davanti la realtà della vita la realtà di quello che non riusciamo a vedere con gli occhi a puntare gli occhi nostri piuttosto non sulle cose che sono effimere che se ne vanno come il caso della vita di una famiglia di una persona cara nel noi e se ne vanno riflettivo proprio a questa realtà la mamma è andata via dalla, dal mio fianco a 43 anni, la figlia a 51. E riflettevo, il compleanno suo lo sta facendo in cielo, col Signore. Paolo scrive così e credo fermamente che la parola del Signore non può venire meno. Questa mattina la parola ci dice, ci parla della morte, ci parla della vita, ci parla del giudizio, ci parla del futuro, ci parla delle cose presenti, delle cose future. Ma quello che voglio dirvi a proposito di Susanna è questo: che cosa mettiamo davanti al Signore? Ho avuto una figlia dopo nove anni di matrimonio, per nove anni attesa, per nove anni bramata, arrivata e la prima cosa che nel mio cuore è stato è stato quello di mettere in quel cuore il seme della parola del Signore voi sapete quando si è bambini specialmente e i fanciulli si raccontano favole con Susanna non c'erano favole voleva sentire le parole della Bibbia e i personaggi della Bibbia che abbiamo parlato durante la notte vicino a lei parlando prima che si addormentasse le storie della Bibbia, le storie di uomini, le storie di donne, le storie di persone che hanno fatto eh, storia nella Bibbia e che dovevano essere parte integrante anche nel suo cuore. Questo è stato il seme che ho cercato di mettere dentro il cuore di Susanna. E mi ricordo spesso che questa realtà che la mattina o la sera, papà la preghiera, papà la preghiera, la papà la preghiera, non ci addormentiamo se non preghiamo, non dormiamo se non preghi, e non ci vediamo, non andiamo a scuola se non preghi. Poi è arrivato il momento di affidarla nelle mani di un vasaio perché credevo fermamente che questo vasaio che stava lavorando nel mio cuore che ancora sta lavorando nel mio cuore questo vasaio eterno ho dato nelle mani sue Susanna perché la potesse plasmare come lui voleva grazie a Dio così la voleva il Signore una donna energica una donna capace una donna che aveva davvero la facoltà di poter prendere le redini in mano e di poter guidare è stata per me un grande sostegno anche nel mio ministero l'ho portata con me sempre 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 ogni qualvolta uscivamo per le campagne di evangelizzazione Susanna col Luca, bambini ancora piccoli, abbiamo viaggiato dappertutto, in Italia e fuori dall'Italia, con loro. Mi ricordo questo piccolo particolare per dire in che modo poi Dio comincia a plasmare le persone. Eravamo in Francia, eravamo invitati in una famiglia in Francia che avevamo conosciuto qui in Calabria e che erano là in Francia. Susanna aveva otto anni, così piccola era. E ad un tratto la sentiamo parlare in francese. Strano. La bambina così piccola va a scuola, ma a scuola non si insegna il francese, questa è come fa a parlare il francese? sapeva captare le parole e ripetere le parole in modo straordinario. Poi quando cominciò ad andare a scuola, a fare l'università, questo era la sua, il suo desiderio, perché Dio stava plasmandolo in questo modo per essere utile in vari campi, in vari campi. Io ho ricevuto tantissimi messaggi, a tanti pastori e ringrazio veramente Dio perché il legame che mi legano con tutti voi pastori che siete qui e pastori che sono che non sono qui adesso in questo momento ringrazio Dio di avervi conosciuti tutti e vi ho nel cuore quando ho cominciato questo, questa storia con WhatsApp per mandare i messaggi il mio desiderio era quello proprio di un legame che potesse questo messaggio raggiungere migliaia di persone. Così è successo e così sta succedendo e non mi fermo ancora di mandare il messaggio ogni mattina proprio per questo motivo, perché l'impegno che mi sono preso davanti a Dio è proprio questo, di incoraggiare i fratelli a proseguire il cammino tutti insieme. Paolo diceva così nella scrittura, la nostra vita in questo momento leggo queste due parole che sono scritte nel libro di Paolo secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 16, perciò noi non ci perdiamo d'animo. E forse voi. Perdete d'animo perché che sarà dopo? Susanna non c'è più e che sarà dopo? Ma non c'è Susanna, non ci sarà più Susanna, ma c'è il Signore. E noi dobbiamo pensare a Lui che non ci abbandona, dobbiamo pensare a Lui che ci sostiene. Quando parliamo del nuovo consolatore che Gesù ha voluto mandare in questa terra, L'ha mandato non soltanto per i discepoli del tempo passato, ma anche per i discepoli di oggi. Quel consolatore non sta a fianco a noi, sta dentro di noi. E non deve consolarci con parole, con pacche sulle spalle, con una stretta di mano, con un abbraccio. Così deve essere quel consolatore che consola qui dentro al nostro cuore. È arrivato il momento che durante questa settimana, dal 24 di eh, ottobre, di agosto, fino a oggi, anche il mio cuore nella palma di questo, nelle palme di questo vasaio che sta modellando, sta cercando di raffreddarlo sempre di più per dire non pensare a quello che vedi con gli occhi perché quello che vedi con gli occhi è tutto di passaggio, tutto di passaggio se abbiamo gli occhi soltanto sopra questa terra siamo i più miserabili se cerchiamo di mettere radici sopra questa terra siamo miserabili ma se, se cerchiamo di mettere radici profonde nel vero senso della parola anche quando vengono i venti tempestosi come è successo lì in quel momento il momento che l'ho vista All'ospedale, qualche giorno dopo, che era stata ricoverata, appena l'ho vista, ho capito subito: non ho speranza di rivederla viva. Non ho speranza di rivederla viva, ma ti ringrazio, Signore, perché è con te. Lo sapevo già, era partita. Era partita. Con qualcuno mi sono espresso così. E mi hanno chiesto che ero pazzo. Speravo veramente col cuore che. Un miracolo, Dio poteva cambiare qualche, qualche situazione, ma poi ho dovuto dire come Gesù, no, la mia, la tua volontà sia fatta. Quello che voglio dirvi oggi, che Dio ancora oggi sta cercando argille morbide, Dio non lavora sulle rocce, Dio non è uno scalpellino che sta cercando di scalpellare sul nostro cuore, sulla nostra vita qualche cosa di particolare, quello è opera dello Spirito Santo di fare queste cose. Ma Dio cerca argille morbide che possono essere nelle mani del vasaio e che girino su quella ruota. Che siano veramente manipolate da Dio, non dagli uomini. Perché tutti noi dobbiamo comparire davanti al cospetto del Signore. Un giorno arriverà il momento di dipartirci da questa terra. Tutti noi siamo fatti così, siamo soltanto per un tempo. Ma quello che Dio ha preparato per noi è qualcosa che ci ambisce sempre di più di volgere lo sguardo altrove. Alle cose invisibili, alle cose eterne, non alle cose terrene, perché le, te le cose terrene se ne vanno. Tutto, anche questo locale, anche questa chiesa, anche l'opera qui può darsi che se ne va via tutto sopra la faccia della terra, perché tutto finirà. Ma quello che dura è quello che Dio fa, è quello che Dio costituisce, quello che Dio edifica quello che Dio cerca di manipolare, di fare vasi ad onore per la sua gloria. Susanna era uno di questi vasi fatti ad onore per il Signore. Una visione, soltanto per me, non lo so se era solo per me, ma so soltanto questo, quello che Paolo diceva a Timodo: ci sono tanti vasi nella casa del Signore, vasi ad onore, e vasi a disonore vasi che durano e vasi che si rompono vasi che hanno un valore come è stato citato preziosa è la morte dei santi nel cospetto dell'eterno ma quei vasi saranno la presenza del padre avere un'immagine di susanna messa qui come un, mo un monumento non mi serve, non la voglio, non voglio un monumento così. Voglio tenere nel mio cuore soltanto quello che lei ha costruito, quello che lei ha seminato e come è successo al tempo di Ezechiele, così avverrà quel fiume di, di vita che è scaturito da quelle labbra. Di quel Vangelo che non si è vergognata, vergognata mai di predicare, anche nonostante molte reticenze de delle persone, molti perché le donne devono predicare, perché la donna deve predicare, che facciano silenzio. Ma chi l'ha detto? Forse Paolo? Non dimentichiamo che il Signore, per le cose più eccellenti, ha preso donne. La prima Evangelista è stata una donna, una donna che ha predicato l'Evangelo, ha portato una città intera ai piedi del Signore. Una donna, una donna disprezzata dagli altri, una donna che non era degna di essere tenuta come donna, ma il Signore se ne usò, una donna. E chi ha annunciato la risurrezione di Gesù non è stata una donna. A chi ha affidato quel messaggio Cristo Gesù a una donna? Non dispreziamo le donne e non disprezziamo chi annuncia la parola del Signore come ce l'ha nel cuore. Non per sentito dire, non per aver studiato, ma chi ce l'ha nel cuore. Giussanna ha preso Forse è questo da parte mia, basta una parola, basta un verso, che Dio può far suscitare un fiume di parole che portano vita dovunque arriva quella parola. E io lo so che la parola di Dio non torna mai a vuoto, perché non è nostra, è quella che Dio dice. Ricorderete questo verso della scrittura sicuramente perché è parola di Dio che non può venire meno. Isaia 55 dice proprio così: Dio, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie parole non sono le vostre parole. Io mando la mia parola su come l'acqua scendono sulla terra e annaffiano e fanno edific edificano, così la parola del Signore non tornerà a vuoto. Io vi dico con tutto il cuore, Dio sta cercando ancora oggi argille morbide, argille morbidi. Vorrei che tanti di voi foste argille morbidi nelle mani del grande vasaio. Lasciatevi modellare da Dio, lasciatevi modellare dalla parola del Signore. Non permettete che la parola di Dio passi oltre da voi, che sia come un vento che se ne va e che vi accarezzi il viso, ma permettete che la parola penetri dentro di voi, faccia radice nel vostro cuore e porti il frutto per la gloria del nostro Dio. La nostra casa, diceva Paolo, la nostra cittadinanza. E là, noi siamo registrati nell'anagrafe del cielo, non della terra. Il nostro nome è scritto nei cieli, come diceva Gesù ai suoi discepoli: Non vi rallegrate per i miracoli che vedete, per i morti che risuscitano, per gli zoppi che camminano, i ciechi che recuperano la vista, che demoni vi sono sottoposti. Rallegrate il vostro nome è scritto nel libro della vita abbiamo rallegraci di questo ma vi chiedo vi sentite argilla morbida o siete ancora duri avete bisogno ancora di essere ammorbiditi nel fiume di Dio lasciate che il Signore faccia l'opera vostra sua in voi questo è quello che sentivo da dire nel mio cuore e chiedo a tutta la chiesa a voi tutti di comprenderci. Lo so che vi siamo cari, ma anche voi siete cari a noi. Ricordatevi, siete cari a noi. Tutti voi siete cari a noi e vi ringrazio di cuore per essere venuti in questa occasione. Dio vi benedica grandemente e portate anche nella vostra chiesa questa realtà. Siamo argilla nel mani del grande vasaio. Addio la gloria. Io voglio fare un'ultima preghiera. Poi saremo qui per darvi soltanto la mano. E perdonateci che non ci fermiamo per dire come è venuto, che ci lo sia venuto. Avremo tempo per parlare di queste cose dopo. C'è molta gente, soltanto desideriamo salutarvi e obbedire alle persone che vi sono qui, che vi danno una cosa. Vogliamo alzarci un attimino in piedi. Padre, tu ci hai privilegiato, Signore, di chiamarti Padre. E noi te ne siamo grati perché ci sentiamo di essere tuoi figli, generati da te, nutriti da te, educati da te, perché volevi, oh Signore, che fossimo continuamente alla tua presenza. Oggi siamo così. In carne e ossa la tua presenza. Un giorno lo saremo proprio come tu hai bramato per rivestire la vita e l'immortalità. Ti lodiamo e ti benediciamo con tutto il cuore, anche in questa mattina, per la presenza tua qui in questo luogo. Grazie Signore per averci dato doni come Susanna. Ma anche come tutti questi pastori, questi fratelli, la Chiesa stessa o le Chiese stesse, che ci sentiamo uniti a Te come un corpo, membra che si sentono legate l'uno all'altro e che vogliono davvero, Signore, manifestare continuamente ciò che esce e che fluisce dalle nostre vene, il Tuo prezioso sangue, prezioso Gesù. Ti ringraziamo con tutto il cuore, io ti prego, prenditi cura, Signore, della tua Chiesa, perché tu sei veramente il Padre di ognuno di noi, sei il Padre nostro che sei nei cieli. Noi vogliamo che il tuo regno sia dentro di noi, il tuo regno che regni in noi, Signore, che tu domini anche nella nostra vita, giorno dopo giorno. Ti chiediamo perdono, Signore, per le cose e per le debolezze della nostra vita, che a volte diciamo parole che non dovrebbero uscire dalla nostra bocca. Ma tu ci capisci, Signore. Perdonaci. A te rendiamo onore e gloria in Cristo Gesù, nostro Signore benedetto in eterno. Amen. Amen. Amen.